Coraggio e la fiducia per buttarsi dalla parte giusta, quella che tu ci indichi vedendo la nostra fatica, quando pensiamo di poter fare da soli. Non sempre il nostro essere buoni significa essere giusti. Il coraggio di buttarsi senza avere la rete delle nostre protezioni. Adorare il tuo sangue per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Della tua Chiesa e che loro siano testimoni insieme a noi di questo loro grande.
e rappresentare il mondo intero. Anche il dono del lavoro e il bene del lavoro non manchi mai nelle nostre famiglie. Adorare e sentirmi amato da Dio per la mia povertà. Rileggo così tutta la mia vita davanti a Dio e in Dio mi rendo conto che l'unica cosa che posso fare è abbandonarmi a Lui. Adorare è scoprire questa volontà divina, la mia libertà, la mia capacità di amare, entrare in comunione con te, diventa così il mio desiderio che al tempo stesso rivela tutto il mio amore, un amore che mi dice quello che veramente sono. E in questa povertà tu mi fai scoprire tu. Che può essere ogni dolcezza. Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Io ti prego, resta con me, credo in te, Signore, nato da Maria, Dio eterno e santo. Noi ti preghiamo perché tu ci aiuti a fare di tutta la vita. Salga quotidianamente impegnati in ogni campo dell'attività umana. Rendili sempre più consapevoli che ad ognuno di loro è consegnato un dono e un messaggio dello Spirito per la costruzione di un mondo nuovo. Preghiamo. Il nostro canto di lode e di speranza sei tu, Cristo nostro Signore. Benedici, Signore, i nostri bambini per farli crescere nella sicurezza e nella santità. Del tuo spirito e della tua vita. Inondami del tuo spirito, Signore Gesù. Diventa padrone del mio cuore in modo così completo che tutta la mia vita sia una irradiazione della tua. Inondami del tuo spirito, Signore Gesù. Resta in me, Signore,
così splenderò del tuo stesso splendore e potrò essere luce agli altri. Preghiamo, o Padre, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno. Ascolta il grido di dolore dell'umanità e concedi che nell'incontro vivo con te possa trovare risposte al desiderio di pace, di bene, di unità e di vita nuova che hai posto in verità nelle sofferenze. Per questo ti preghiamo. La tua conoscere, Signore, è speranza di vita. Hai dato loro il pane disceso dal cielo. E porre in sé ogni dolcezza. Preghiamo. O Padre, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.